Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 3 Remake. Io sono Sky Capobianco e se non lasci il mi piace dopo questa intro incredibile raga, mai fatta un'intro così, significa che hai il pene piccolo, quindi mi raccomando, se vuoi avere il pene lungo o comunque dimostrare di averlo, devi lasciare per forza il mi piace, a te non costa niente, quindi fallo e non rompere i coglioni. Detto questo, dobbiamo proseguire, dato che nell'ultimo episodio abbiamo esplorato gran parte della centrale e ci siamo liberati un po' tutto. L'unica cosa che ci manca è andare al piano di sopra verso gli uffici Star. In tutto questo c'è un leaker in giro, noi abbiamo messo il mirino incredibile nell'assalto, che penso sia un M4, vediamo se lo fa esaminare, fucile d'assalto, vabbè, non hanno, vabbè, un M4, rompete i coglioni. Insomma, dobbiamo andare nel secondo piano, ok, siamo qui, e qua in teoria si dovrebbe entrare, qua c'è ancora qualcosa? No, qua non c'è niente, entriamo di qui, questi erano gli spogliatoi. Carlos, sembra che qui non possa fare più niente, ti raggiungo. Ricevuto. Mi raggiunge, chissà raga, stavo pensando, nel 2 c'era l'amico che muore, tranciato a metà, mangiato più che tranciato dagli zombie a metà, che è quello lì che ci dà il taccuino, no? Delle tre statue, i medaglioni. Chissà se qui vedremo questa scena come è successo, o comunque lui che si rintanava lì e poi nel 2 magari lo vediamo morto. Però la vera domanda è che Marvin che fine ha fatto? Perché comunque Marvin era vivo. Comunque, nota ad un amico: caro Hector, figlio di puttana, se stai leggendo questa nota vuol dire che ho fatto una brutta fine. Cazzo. Se dovessi sentire un rumore provenire dall'armadietto, ti prego, non aprirlo. Mentre eri fuori di pattuglia ho cercato di capire come arrivare dall'altra parte. Credo che l'unico modo sia distruggere il muro usando l'esplosivo. Ho anche trovato del materiale per farlo, ma manca la batteria per il detonatore. Mi pare di ricordare di averne portata una nella stanza degli armadietti. La settimana scorsa ci serve... Vabbè, questo l'avevamo già fatto nell'ultima... Ci serve assolutamente quella batteria se vogliamo abbattere il muro, ed è per questo che sono venuto a cercarti al piano di sopra, per chiederti di prestarmi la chiave di quella stanza, motivo per cui l'abbiamo trovata nel terzo piano. Vedi che ha tutto un senso. Nel 2, aprendo quest'armadietto, c'è uno zombie. Qua mettevamo la valvola, ma qua sembra tutto intatto, quindi sarà successo dopo. Ed è qui. Lasciamo perdere. Nel 2 invece lo si apre, ok. Qua non mi ricordo quale cazzo era questo. Ah, cap, vero, cap. Cazzo, perché non ci arrivavo prima? Granata stordente, ne abbiamo un'altra in più. Tutti questi armadietti non si aprono. Pianta verdozza, e qua... Oh, manca ancora qualcosa. Vabbè, sarà collegato tutto qui. Qua c'erano gli spogliatoi, qua erano distrutti nel 2. Ah, eccolo qua, dispositivo elettronico. E noi abbiamo la batteria. Combina, perfetto. E adesso che l'abbiamo combinata, possiamo mettere la batteria qui. Abbiamo 3 secondi. Avete capito perché nel 2 si rompono le valvole? Oddio. Mamma mia. Oh cazzo, quanti minchia siete. Dai, 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 veloce, veloce, veloce. Ok. Oh cazzo, raga, ma qua è una sparatoria continua. Ricarica, ricarica, bello mio, ricarica. Veloce prima che si rialzano. Mi si è rialzato. No, no, non va bene. Non va bene. Aspetta un attimo. Ok. Però li ho. Fatti? Tecnica di Warzone. Mamma mia, messi male. Mi servivano questi armadietti. Spray medico, godo. 20 colpi. Aspetta, se non c'è più niente, no. No, c'è ancora qualcosa. Ah, ecco qua i colpi. Ok, ce ne andiamo. Libero, sì. Ok. Oh, cazzarola. Fermi tutti, spray medico. Proviamo a ucciderlo. Oh, oddio, mi ha dato un pugno a Ligre. Ma che cazzo sei? Senti, vaffanculo. Oddio. Mamma mia, raga, che bello il ricollegamento al 2, mi piace un sacco sta roba. Dottor Bart. Oh, grazie a Dio. Hai idea di quanto abbia provato a contattare qualcuno? Tranquillo, la tireremo fuori. Mi dica dove si trova. Sono intrappolato in un fottuto ospedale, circondato da mostri di ogni genere. Senti, manda qui gli Stars, loro sapranno cosa fare. No, negativo. L'RPD è stato invaso. Allora
inventati qualcosa. All'Umbrella sono impazziti, ci vogliono tutti morti. Io sono il solo a sapere come creare il vaccino per mettere fine a tutto questo. Attenzione. Quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano, o mi mandi qualcuno in grado di tirarmi fuori di qui. Già lo adoro. Non ne dubito. Lo hai sentito? Non possiamo consegnarlo alla compagnia. È Mikhail il capo, non siamo noi. Ma loro non sanno che è morto, però. Con il computer. Cazzo. Da un'occhiata in giro, vedi se trovi qualcosa di utile. Intanto qualcosa di utile è la pianta rossa. Rompere i coglioni che sto morendo. Fuori c'è un leaker, è come sei entrato qui. È un mistero della vita. Punto primo. Punto secondo, qua vediamo se c'è qualcosa. Rapporto sull'incidente alla villa. Mamma mia, lì alla villa di Villa Spencer di Resident Evil 1. Questo strano incidente si è verificato in una villa di proprietà dell'Umbrella Corporation tra i Monti Arklay. Il giorno 23 luglio la squadra Bravo degli Star è stata inviata nei Monti Arklay per indagare su una serie di inspiegabili e brutali omicidi. Successivamente ogni contatto radio è stato interrotto. Il giorno 24 luglio è stata inviata la squadra Alpha per far luce sull'accaduto, ma è rimasta coinvolta negli eventi della proprietà situata nei dintorni. L'incidente si è concluso con la distruzione della villa. Vi sono state numerose perdite e gli unici sopravvissuti sono stati 5 membri Star, che erano Chris, Jill, l'altro come cazzo si chiamava. All'origine dell'incidente vi erano gli esperimenti illegali condotti in un laboratorio segreto dell'Umbrella, situato nei sotterranei della struttura. Si presume che la causa di tutto sia stata la fuga del virus T impiegato negli esperimenti. Tuttavia, ogni prova è andata completamente distrutta assieme alla villa, di conseguenza è stato estremamente difficile proseguire le indagini. E quindi la Umbrella, ancora una volta, è riuscita a farsi i cazzi suoi. Poi, giustamente, al posto di fare esperimenti solo su una villa, ha deciso di farle su tutta Raccoon City, no? Ed ecco quello che stiamo vivendo. Quella in prima fila è Jill. Dove cazzo è? Ah sì, è lei, sì, è questa, quella in basso a destra. Qua nel 2 c'era l'ufficio con l'armeria. Ah, che c'era la chiavetta, ma qua è già tutto fatto, vedo. Ma cos'è? Ah, mamma mia, pensavo armi. E nell'armeria qua non c'è nulla, non è rimasto un cazzo per me. Manco la pistola, figli di puttana. Ah, c'è il coso con la tessera, godo almeno. Meno male che abbiamo tessera degli Star, prendiamo tutto. Ok, i colpi, la 30 proiettili, graditissimi. C'è ancora qualcosa qui. Vediamo qua, ah, qua c'era la cosa con lo spray medico, c'è ancora? Perfetto, e qua è pulito. Bene, ah, è una save room pure, godo. Però non so dove salvare. E allora abbiamo, questa ce lo teniamo, lo spray lo depositiamo. Ah, non serve più. Non serve più questo. Possiamo scartarlo. Bene. Allora, qua adesso come siamo messi di vita? Non benissimo. Però un colpo possiamo ancora subirlo. Ed è quello che vorrei cercare di fare. Che succede? Deragliato. Ci sono feriti. È Jill. Ah, merda. Aspetta, cosa? Jill. Jill, che succede? Jill, rispondi! Ti devo andare. No problem, penso io a Barry. Mamma mia. 29 settembre alle 4. Alle 5 meno un quarto. Wow. Alcuni minuti prima, gallerie della metropolitana. Ah, ok, quindi mi sono salvato, siamo di nuovo Jill. Mamma mia, ma quanto è figo. Sempre inquadratura a culo, eh? Con Carlos non le fanno sta roba. Cioè, è fatto apposta. Cioè, basta farmi vedere il culo di Jill, tu ignori l'ambiente, il fuoco, l'esplosione, la metropolitana distrutta, ignori tutto. Torna in superficie. Cioè, Jill è messa abbastanza male. Ah, no, beh. Sono l'unica sopravvissuta. Almeno. Ok, possiamo aprire questa porta stagna. La save room della vita. Ricordatevi sempre che con Jill abbiamo il cazzo di lanciagranate. Rispondi. Carlos! Merda, non c'è segnale. Non c'è segnale. Spray medico. Munizi. Ah, mine di prossimità. Ah, le sparo sempre con lanciagranate. Però piazzo tipo delle mine. Molto interessante. Allora, io ho la pistola, il lanciagranate. Per darti queste munizioni possibilmente mi può servire. Però voglio prendermi il rischio di posare tutta sta roba. E lo spray medico, lo posiamo. Prendiamo una pianta verde che la combiniamo con la rossa. E la posiamo perché siamo messi bene. Con Jill proprio siamo da dio, mate. Abbiamo i colpi, abbiamo tutto. Una nota. Nuove armi. A tutti gli istanti.
mine di prossimità sono state progettate per essere compatibili con i lanciagranate. In dotazione stanno, non avete provato a spararle contro un muro o a terra e si piazzano. Vabbè, qua altre. No, troppe mine, raga. Forse, ecco, quando è così sono degli indizi, capito? Il gioco ti dice, guarda, ti stiamo facendo trovare sta roba. Significa che devi usarle, figlio di puttana. Tipo una roba del genere. Però ci prendiamo il rischio. Abbiamo salvato, male che vada. Male che vada, la prendiamo in culo. Noi dove siamo? Siamo nelle gallerie della metropolitana. Qua è chiuso. C'è la carriola, signori. Eccoli lì, minchia, sono tanti. Forse conviene sprecare due colpi e ce li togliamo dal cazzo, no? Fuori uno. Buon uomo, lei vuole venire? Desidera avere un pompa negli occhi anche lei? Wow, sono delle celle. Alzati e sei morta. Anzi, alzati e sei rimorta. Ragazzi, buongiorno, come state? Sto bene? Buon uomo. Come cazzo è caduto lui? Non l'ho preso, raga. Che cazzo è? Fai il finto morto. Ma sei morto davvero? Ma manco l'ho colpito. È stato collateral. Comunque qua è safe. Resta morto lui, se ti piace. Che dire, raga, io sono innamorato di questi Resident Evil. Oddio. È il Nemesis. Allora, qua è un'area tutta rossa. Significa che c'è qualcosa da prendere. Bisogna soltanto vedere dove. Ah, guarda qua, il fiume che passa sulla città. Bello Resident Evil 3. Possiamo dire che Resident Evil 3 è ambientato proprio su Raccoon City, no? Su determinate zone. Molte volte siamo stati qui all'aperto a vedere un pochino la zona. Ci sono dei proiettili sopra le panchine. Tutto normale, cioè, capito? Tu esci per stare a fare una passeggiata al parco. Volantino della torre dell'orologio, quella che era sopra la cosa, la stazione della polizia. Torre dell'orologio di Saint Michael è l'edificio in stile barocco situato nel cuore di Raccoon City. Con il tempo divenne il simbolo della città, della quale viene ora considerata una parte integrale. La torre fu eretta nel 1908. La città raggiunse il suo periodo di massimo sviluppo grazie anche alla completa elettrificazione e la scuola arrivò a contare oltre 600 studenti. Sfortunatamente la scuola esplose malissimo. Venne chiusa nel 1978. A causa di queste restrizioni, prolungatesi per molti anni, la piazza tanto amata dai cittadini divenne presto deserta, ma nel 1990 la Umbrella Corporation lavorò assieme al sindaco Michael Warren e ristrutturò l'intera area, che ben presto venne riaperta al pubblico. La torre dell'orologio fu riaperta nel 1993 ed allora il possente suono delle sue grandi campane può essere nuovamente udito in tutta Raccoon City. Molto interessante scoprire la storia della torre dell'orologio, che è uno dei simboli, diciamo, della città, con la stazione di polizia, che era un museo d'arte prima. Insomma, sono piccole chicche che approfondiscono, diciamo, il gameplay e l'ambiente che stiamo visitando. Piccola statuetta della vita. E sto prendendo tutte intanto, raga, sono pro player. Pianta rossa, godo. Questa è una bella cosa, perché cazzo, noi eravamo pieni di piante verdi, almeno le stiamo combinando. E adesso, oltre ad avere una marea di colpi, abbiamo anche una marea di medicine. C'è ancora qualcosa qui e io lo devo trovare. È per forza qui, secondo me. Eccola, una pianta verde. Proseguiamo nella nostra avventura incredibile. Ecco. Mamma, di nuovo qui. Si sta bruciando. Che è? Si butta nel fiume. Guardalo lì. Non sa neanche nuotare. Carlos, rispondi. Che succede? Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo deragliato. Deragliato? Ci sono feriti? Sono tutti morti. Mikael, tutti quanti. Ah, merda. È stato Nikolai a tradirci. Cosa? Ma che cazzo? Oddio! Ma che cazzo? Ma è gigante! Oddio! Vai Jill, porca madonna! Dai! Ma è gigante, è diventato, raga, non era così grosso! È sempre il Nemesis. Ora si spiega perché cazzo servivano il lanciagranate. Ora che cazzo li spariamo? Patate? Mamma mia. Sconfiggi la creatura. Sì, ma lei... lei è fuori di testa. Sì, ciao. Bello. Proprio ce lo aspettavamo una boss fight. Bravo, bravo gioco. Niente, non so schivare un cazzo questo gioco di merda. Dai, usa la medicina per cortesia, va. Vai a cagare.
Ma sono viva. Ma mi ha sbranato. Sì, è inutile che mi fai trovare. Sì, vabbè, dai. Ma raga, ma io cosa devo fare? Ma voi ditemi, io? Mi ha staccato la testa. Io cosa devo fare? Ti fa ricominciare da qui. Cioè, quindi io lo devo affrontare così. Ma scusa, sta roba che cazzo significa? Poniamo il caso che io ero stronzo. Ho detto, andiamo senza armi. Cioè, io ero qui senza armi e mi bloccavo praticamente. Spero anche che se ce la facciamo a batterlo così, è tanta roba, eh. Risparmiamo il lanciagranate. E non ci sono esplosivi, roba che possiamo sfruttare. Ma io l'ho oltrepassato, ma va bene. Comunque penso sia il Nemesis. Dai, mi ha preso con l'unghio. Non so come. Niente, ho sbagliato. Scappa, 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 scappa. Ci sarà qualcos'altro qui. Non c'è nulla. Dai, 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 dai. Dai, no, mi ha ripreso. Mamma mia, raga, è dura. Senza armi. Qua non c'è nient'altro. Come siamo messi di vita? Che bello vederlo correre verso di me. Penso che voglia giocare comunque. In teoria. È il bello che c'è la schivata. Quindi in teoria se riuscissimo a schivarlo sempre, Dio fa che qui ci sia qualcosa. Dai, 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 dai. Cosa è successo? Oddio, cosa cazzo mi ha aperto? Sembra quasi un animale. Ma cosa cazzo sta facendo? Come sembra quasi un animale? Ma sei folle? Ah, la torre dell'orologio, guarda dov'è. Ok, ti vuoi fermare o vuoi continuare a giocare qua? Con calma, con calma. Dai. Dai, 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 dai. Mamma mia, raga, non si può capire. Non si può capire l'ansia. Ok, di nuovo salta lui sulle cose. Devo trovare un modo per fermarlo. Come vuoi fermarlo? Non mi dire che devo... No, aia, madonna. No, dai, raga, ma non trovo più nulla, tra l'altro. Dai, non c'è qua qualcosa? Un spray medico. Magari da questo lato. Non so come cazzo fermarlo, Jill. Cosa cazzo devo fare? Sì, qua ci sono le munizioni per la roba, ma... Sei un animale! Dai, muorici, madonna! Raga, 2 ore che sono qui a sparare! Devi morirci. Tu devi saper morire. Non ci credo! Bastava chiederglielo! Sì, vai a cagare, l'ho fatto col pompa. E nel filmato c'hai il lanciagranate. Carlos, ci sei ancora? Non ci... No, raga, non ci credo. Mi abbandoni proprio adesso. Merda. Raga, io non ci credo. Abbiamo ucciso il Nemesis con pistola e pompa. Guadagnando questi 6 colpi in più. Di pompa ne abbiamo, tra l'altro. Cioè, raga, non ce la potevamo giocare meglio di così. Abbiamo resistito, abbiamo usato praticamente delle risorse che abbiamo trovato qui. Cioè, quelle che il gioco ti fa trovare per affrontare la boss fight. Quindi, praticamente, di nostro non abbiamo usato niente. A parte 10 colpi pompa e qualcosa della pistola. Però, comunque, abbiamo il lanciagranate che non l'abbiamo usato. Abbiamo un sacco di mine. Un sacco di roba. Veramente fantastico. Ma è una panda. Ah, perché dal dietro era uguale. Cioè, proprio top, raga. Top. Tu proprio lì. Passarli a largo, no. Comunque il Nemesis si è proprio mutato. È andato in acqua ed è mutato. Dai, ma veramente. Oddio. Oh cazzo. Sono senza parole. Guardalo lì. Interessante. Mi hai davvero fatto un grande favore. Jill
Tipo come se mi avessi avvelenato, raga. Mamma mia, ma è fantastico. E quello lì, mamma mia, l'odio di Nikolai. Alcune ore dopo viene Carlos. Jill. Rispondimi. Oh, cazzo. Tyrell, mi ricevi? Cosa succede? Jill è infetta. Ora la porto all'ospedale. Forse il dottor Bard può curarla. Ricevuto, ci vediamo lì. Mamma mia. Tieni duro, superstar. Ce la farai. Grande Carlos, raga. All'inizio mi stava sui coglioni, però ora... Mamma mia, tanta roba, Carlos. È un film sto gioco, raga. È un film. Oh, siamo in un ospedale adesso. Resisti, Jill. Troverò quel vaccino. Troverò quel vaccino. Mamma mia, abbiamo Jill. Gli dobbiamo dare poi il vaccino a Jill. Tutto questo è semplicemente fantastico. L'unica roba che vorrei vedere, ma io adesso ho l'inventario di Jill. No, ho l'inventario di Carlos. E fortunatamente non abbiamo abusato troppo quello che avevamo. Abbiamo fatto bene perché volevo farlo. Posso tutto perché non sappiamo cosa ci aspetta. E salvataggio. E io, signori, per questo episodio fantastico vi saluto. Ci vediamo nel prossimo episodio con Resident Evil 3. Ciao belle mie, alla prossima.